Buongiorno. Oggi relativamente presto, la sveglia è stata tipo le 5 e un quarto. Vengo da un periodo di ferma. Sono stato bloccato per un po' di raffreddore, influenza, per qualche giorno. E quindi il sabato ho preferito riposarmi un attimo. Oggi è una domenica. Voglio scendere presto perché poi verso mezzogiorno comincerà ad alzarsi un po' di venticello che potrebbe dar fastidio. Ormai la notte siamo accompagnati dal Dassiolo, che è un simpaticissimo gufetto che annuncia una bella stagione. Praticamente cerca compagna, lo fa in maniera assidua tutta la notte con quel suo bellissimo richiamo che sembra un antifusto, e probabilmente vive a questo albero, a questi alberi qui intorno, e ci fa compagnia tutta la notte. Ma quello che voglio dire è che, sfruttando questi avvisi della natura, si riesce a collegare il periodo, diciamo, di pesca con le prede a mare. Ora, questo significa che la bella stagione è iniziata, sta per arrivare l'estate, anche dal punto di vista meteo, che è quello che conta, ovviamente non quello del calendario, e le prede in mare sono specifiche per questo periodo. Quindi oggi cercheremo le prede dell'Assiolo. Oh, buongiorno, è sempre affascinante il risveglio la mattina presto per poter andare a pescare. È ovvio che ci sono orari ben più estremi di questi che io sto utilizzando, c'è gente che si trova già in acqua al sorgere del sole. Io cerco di fare il mio meglio, magari svegliandomi un po' prima in funzione delle condizioni. Oggi svegliataccio per me, andrò a cercare pesce di stagione. Quello che ho detto prima non è poi così banale. La questione di legare effetti naturali a quelle che sono le prede che possono essere trovate sott'acqua non è altro che l'esperienza che poi fa parte del nostro sport, che di fatto non è uno sport asettico ma è strettamente legato alla natura. Quindi osservare quello che ci gira intorno e quello che succede dal punto di vista naturale ovviamente influenza le nostre prede, e noi dobbiamo conoscere questi aspetti. Quindi io leggo spesso quello che vedo all'esterno non tanto come calendario umano quanto quello lì naturale, in modo tale da poter sfruttare le occasioni ed essere più o meno preparato o organizzato per andare a cercare determinate prede. Quindi se magari l'Assiolo da qualche giorno comincia a torturarci la notte con i suoi canti d'amore, vuol dire che siamo all'inizio di quella stagione dove dovrebbero essere dentici o corvine come preda principale. Per esempio, per darvi un'idea, quando ci sono quei voli di storni particolari all'inizio dell'inverno, fine dell'autunno, insomma, dove si vedono nel cielo queste macchie di uccelli, io le collego sempre più o meno alle spigole. Quindi un po' d'esperienza, un po' dall'esame di quello che è la natura, che di fatto risponde poi a dei criteri che non sono quelli umani, dell'orologio, del calendario, ma piuttosto delle temperature, delle condizioni meteo, del sorgere, del tramonto del sole, della durata del giorno, ci fanno capire quelle che sono le reazioni e i comportamenti delle nostre prede in questo caso, ma penso che i cacciatori facciano lo stesso discorso, e quindi di fatto rendono questa attività molto naturale. Di là di quello che si possa dire, diciamo, da parte di chi difende la natura in altra maniera, ma questa è una maniera per poter vivere completamente la natura che ci circonda. Vabbè, piccole digressioni, il sole è fantastico, la giornata dovrebbe essere bella nella prima parte, noi ce la andiamo a sfruttare dopo essere stati bloccati per un po' di raffreddore. Vedremo. Ok, ci vediamo dopo. Ma io continuo a dirlo, se questa gente qui non deve lasciare la macchina col carrello, ma che ci sta a fare a parcheggiare? Non le lasciate le macchine là? Assurdo. Allora, voglio essere costruttivo. Questa macchina qua, quella macchina lì non c'entrano niente. Possono benissimo parcheggiare oltre quell'aspetto lì, in modo tale che chi c'ha il carrello poi possa invece parcheggiare qui, perché là dietro non ci può andare. Quindi questo piccolo annuncio: non parcheggiate qui se dovete lasciare la macchina senza il carrello, ma parcheggiate là in fondo dove potete entrare, altrimenti togliete spazio poi nel resto della giornata. Un po' di buon senso. Oh, eccoci qua in acqua, pronti per sfruttare questa bellissima giornata, soprattutto nella parte iniziale. Vediamo di darci una mossa. Oh, per favore, se sei di Taranto, cerca di non parcheggiare così, perché magari stamattina nel presto ancora c'era qualche posto, ma sicuramente poi con l'estate e tutto il resto, se questo è l'andazzo, macchine senza carrello parcheggiate lì, tolgono lo spazio a chi poi vuole scendere in acqua. Tanto per le macchine senza carrello non c'è problema a fare la manovra lì in fondo, dove si può, se proprio uno vuole rimanere in quella zona, se non addirittura parcheggiare fuori. Qual è il problema? Perché devi stare proprio lì? Comunque pensateci, cioè spargete la voce se potete, altrimenti subiamo tutti quanti questa cosa quest'estate. Vabbè, dai, a parte questo, adesso ce ne andiamo in litoranea all'inizio per vedere cosa succede, sperando che questo raffreddore non ci dia dei problemi, e si va.
eccomi qua, arrivato sul punto di pesca. Ormai mi sa che devo abbandonare questa attrezzatura pesante per gli spostamenti, visto che comunque fa abbastanza caldo, la stagione è iniziata, diciamoci così, ci ha detto anche l'assiolo. Quindi ora sono arrivato sul punto, vado a vedere subito se gira qualche corvina e poi mi regolo di conseguenza se rimanere in questa zona oppure spostarmi. Va bene, dai, rimanete con me, sarà un'ottima avventura e ci vediamo in acqua. Già dalla barca mi ero accorto che sulla superficie del mare c'era qualcosa di strano, forse per un giro di correnti. Quindi decido di prendere questa ciabatta portata chissà da dove e di buttarla in barca. Mi piace pensare che se fai qualcosa per il mare poi ti ripaga, e quindi cerco sempre di pulire o di eliminare rumenta che se riesco a ritrovare anche durante la navigazione. Fatto questo bel gesto, vado a cercare le corvine, ma dall'alto mi rendo subito conto invece della presenza di grossi saraghi vicino alla tana, che poi ovviamente risulterà però priva di corvine. I saraghi però mi hanno incuriosito, quindi decido di provare un aspetto lì e vedere se magari reagiscono. Intorno a me gira soltanto un tordo marvizzo, che lascio stare perché non è una preda alla quale sono interessato, e vedo in lontananza anche l'aspetto un branco di salpe, ma di quei saragoni niente. Terminato senza esito l'aspetto, decido di controllare all'interno della tana e per scoprire ovviamente che la tana è vuota. Quindi risalgo e lascio per un attimo la zona andando in giro a cercare magari nella Posidonia se gira qualcos'altro. Qui ritorno dopo un po' sempre nello stesso punto per vedere se magari qualcosa è entrato in quella tana e mi accorgo all'improvviso che sulla mia destra un sarago scatta e si va proprio ad intanare. E ve lo faccio vedere un attimo al rallentatore. Ovviamente con il cento non avrò grosse possibilità, quindi decido di tornare su al pallone, cambio fucile, ovviamente lascio stare la videocamera per non perdere tempo, e questo è il risultato. Conosco bene questa tana e ovviamente riapplico la stessa tecnica, ovvero mi allontano per un po' e poi ritorno per controllare. Ma questa volta, dopo aver tirato, ci trovo una bella murena. In questi casi vuol dire che la tana ormai è compromessa, almeno per la giornata. Quindi mi allontano e cambio posto addirittura salendo in barca e spostandomi. Vado a controllare un altro bello spacco che normalmente utilizzo sempre nella stessa maniera. Mi avvicino così da sinistra, costeggiando l'apertura, cercando di capire se all'interno si trova pesce bianco. Se non lo trovo subito all'inizio, continuo a seguire lo spacco fino a coprire tutta la zona e arrivare alla parte terminale della tana, dove normalmente può risiedere qualche serranide. E qui è quello che trovo. Farò un tiro all'imbracciata su una cerniotta che si trovava proprio lì.
Salgo di nuovo in barca e cambio fondale. Adesso stiamo intorno ai 6-7 metri. Vado a controllare una zona, ma vi trovo soltanto dei saraghi al libero, ma molto piccoli, quindi lascio stare. Comincio a pinneggiare e a muovermi al razzolo e finalmente riesco a trovare un bel pizzuto che decide, stranamente, di intanarsi in questa fessura. Normalmente i pizzuti non si intanano con facilità, però quando lo fanno cerco sempre di controllare la zona. Ovviamente anche qui il 100 mi dà qualche problema e quindi decido di lasciare la telecamera al suo posto e andare a prendere il corto. E questo è quello che è successo. Sono riuscito a prendere il pizzuto che si era veramente intanato in maniera strana e dopo averlo colpito si era anche spostato, andando a mettersi in contrasto con qualche pietra. Non voglio sicuramente perdere il pesce migliore della giornata e quindi decido di lavorarlo lasciando la videocamera sul 100 e facendovi vedere queste immagini di estrazione. Si tratterà di un bel pesce. Come ho detto, da noi, almeno da noi, normalmente i pizzuti non si intanano per rimanere fermi, ma lo fanno per avere, diciamo, la possibilità di scappare magari da un altro passaggio di quella tana. Quindi cerco sempre di bloccarli prima che entrino da qualche parte, come in questo caso, dove riesco a sparare con un tiro alla Guglielmo Tell su un sarago pizzuto, che è anche più sottile degli altri, in fuga, e riesco fortunatamente a prenderlo. Sempre nell'ottica delle ciambelle che non riescono sempre col buco, in questo caso invece decido di sparare a questo fasciato che però manco. Comunque, come faccio di solito, comincio ad inseguirlo finché non vedo dove si è andato a intanare e riesco a avere una seconda occasione che ovviamente con pesce fermo questa volta non mancherò. La zona è buona, mantiene qualche sarago, infatti in questo caso vedo un sarago fermo in questo spacco, ho cambiato fucile, ho il 75 a fiocina, che ritengo un'arma infallibile. Ma mai bisogna fidarsi troppo dell'infallibilità delle proprie armi, si possono commettere errori soprattutto per un motivo fondamentale, quello di essere troppo sicuri del tiro, come in questo caso, ho sparato quasi a pesce preso ed ho fallito. Mi sposto ancora e sono in fondale basso e il mare mi regala una delle emozioni più forti della mia carriera. Vedo un sarago che avrò stimato superiore ai 2 kg, ma non riesco proprio né a riprenderlo né a farci nulla. Rimango in zona per cercare di colpirlo all'aspetto e infatti anche se arrivano dei cefali che sapete benissimo che non disdegno, lascio perdere per evitare di rovinare la zona. Ma ovviamente quel sarago della vita sarà sparito per sempre. O forse no. Continuerò sempre a cercarlo. L'importante è sapere che esistano di quelle dimensioni. Ah, praticamente estate. Vabbè, adesso si annuvolerà. Vabbè, pescata finita, sono venuto qui a prendermi un po' di pace, effettivamente è come stare in estate. L'assiolo ci ha beccato per quanto riguarda la dolce stagione, ma non ci ha beccato per quanto riguarda le prede, visto che tutto quello che ho visto oggi è fondamentalmente basato su saraghi. Ho visto il sarago più grosso della mia carriera. Io non voglio esagerare,
non potrei stimare perché non ne ho preso mai uno così grosso, ma a me è parso un pesce superiore a 2,5 kg. Lo so, può sembrare strano, ma vi assicuro che quando l'ho visto dall'alto verso il basso ero in 4 metri d'acqua e stava proprio nell'acqua più calda ed era con la coda rivolta verso di me. Sembrava una serra per quanto fosse grossa la coda. Poi ho guardato bene, c'aveva le striature, era un sarago maggiore spettacolare. Preso, se n'è andato. Mamma mia. Vabbè, che dire, la pescata è andata così, siamo andati prima in litoranea, poi siamo andati in poca acqua alle isole. Insomma, non ci si può lamentare, però qualche pesciotto è venuto fuori. Certo, non quelli che avevamo pensato o suggeriti dall'assiolo, però si vede che deve continuare a fischiare e cercare di trovare la compagna. Va bene, dai, bando alle ciance, vi faccio vedere questo carnierozzo e poi mi cambio. E voilà! Magari siamo anche contro sole, ma ecco qua. Beh, che dire, la mattina è iniziata bene con dei bei saraghi visti, grossi, che però non sono riuscito a prendere. Si vedrà dai filmati che mi hanno fatto un po' fesso in quella tana vicino alle corvine. E poi sono riuscito a prenderne uno, però è stata una lunga giornata per il pesce preso. Vabbè, ma non ci possiamo lamentare, perché comunque è sempre così. L'importante è fare esperienza. Abbiamo capito che c'è stata una temperatura altissima dei primi 3-4 metri, diciamo, dell'acqua, e poi sotto c'è stato un taglio freddo che probabilmente spinge il pesce a comportarsi in maniera strana. Comunque, detto questo, mi sono divertito come al solito, l'estate praticamente è scoppiata, penso che dovrò cambiare anche la giacca, ma mi raccomando iscrivetevi, mettete mi piace e alla prossima. Bene, per questa volta non vi lascio con le immagini del prossimo video perché per una serie di circostanze sono stato bloccato dalla pesca di quel tipo. Ho partecipato a 3 selettive, il motore si è rotto nella fase del trim e tilt, la videocamera ha smesso di funzionare e ho dovuto comprarne un'altra, ma abbiate fede, sarò presto di ritorno con qualche bellissimo video.